Bentornati, sono Luca Mariani. Innanzitutto voglio ringraziare i nuovi iscritti al mio canale, seppur poca gente, non ho milioni di iscritti come molti canali YouTube italiani e non, però comunque voglio ringraziare i nuovi iscritti, meglio pochi che tanti, ma non seguono. Quindi comunque spero che i nuovi iscritti, quelle 2 o 3 notifiche che ricevo ogni settimana di iscrizione, valgono comunque un seguito e comunque apprezzino questo mio sforzo. Ci eravamo lasciati con l'ultimo video sulla situazione di un giovane italiano, in questo caso la mia esperienza personale sul mondo del lavoro dopo il ritorno in Italia avvenuto il 2 aprile del 2016 dal Sud America. Oggi 21-22 giugno 2016, quindi a distanza di un mese e mezzo dal mio ultimo video su YouTube, voglio fare un po' il punto della situazione, comunque raccontare brevemente, senza ecco dilungarmi troppo e per non appesantire oltremodo il video, comunque raccontando le mie esperienze di colloquio a Ravenna e comunque nelle province limitrofe. Allora, siccome i colloqui con queste 2 o 3 aziende che ho avuto non sono andati a buon fine perché non siamo riusciti a trovare comunque un accordo economico, ma proprio non si parlava neanche di salario, ho deciso di contattare i vari studi legali delle province di Ravenna e limitrofi. In un primo momento cercando su internet i siti comunque degli studi legali più grandi, più famosi, ma più che più famosi, più conosciuti all'interno delle province di Ravenna e limitrofi. Sì, ho provato proprio così e devo dire che purtroppo non ho ricevuto nemmeno una risposta. E allora mi sono detto: guarda, molti avvocati non hanno un sito internet o comunque non utilizzano queste nuove tecnologie come magari farei io se mi trovassi nelle loro situazioni. Quindi perché non utilizzare quel registro online, quell'elenco, quel registro, quell'albo degli avvocati che mette a disposizione ciascun ordine online? E ho iniziato con l'ordine degli avvocati di Ravenna, andando sul loro sito e cercando giorno per giorno di contattare i vari avvocati iscritti appunto al registro. E praticamente inviavo queste mail con una mia presentazione, una richiesta di collaborazione interna e allegando inoltre il curriculum in formato europeo in PDF, un curriculum con foto, tutte le mie descrizioni, i miei percorsi di studio, le mie esperienze passate, insomma, un curriculum vitae normalissimo, comunque con le votazioni, il titolo della tesi, la pratica effettuata, l'abilitazione passata per l'esercizio della professione forense il 27 novembre del 2015. Ecco, un curriculum normalissimo e allegato comunque alle mail, ho iniziato ad inviare ai vari avvocati della zona, cercando comunque di monitorare anche l'età, la data di nascita. Ovvio che non invio un curriculum ad un avvocato che ha comunque la mia età o comunque 2 o 3 anni più vecchio di me, ma comunque ho cercato sempre di contattare avvocati che fossero iscritti già da almeno un paio di anni all'interno del registro. E benissimo, cos'è successo? Sono arrivato alla lettera M, devo dire che sono tantissimi gli avvocati iscritti e purtroppo la maggior parte, un buon 90-95% non rispondono alle mail. L'altro 8% risponde alle mail dicendo che sono al completo con l'organico, al momento non hanno bisogno, si complimentano con me comunque per il mio bellissimo curriculum, per i miei ottimi voti nel mio percorso universitario, però al momento non hanno bisogno di organico, sono al completo con l'organico e comunque terranno conto della mia candidatura per l'avvenire. Quindi un bel modo per dire che non gli interessa, però almeno questi ultimi hanno risposto e poi una piccolissima percentuale che mi ha fissato un colloquio presso il loro studio e diciamo che ho avuto 3 risposte in questo senso. Il primo colloquio l'ho avuto presso uno studio, adesso non voglio fare nome e cognome perché
comunque sia, non mi voglio esporre così tanto, però credetemi che sto raccontando la mia esperienza vera, non avrei neanche poi bisogno di raccontare falsità. Non perderei tempo qui per raccontarle se non fossi in questa situazione, ecco. Sono andato in uno studio, comunque un bello studio al centro di Ravenna che comunque mi ha fissato un appuntamento per mezzogiorno di di mezzogiorno, comunque di una giornata di metà giugno e diciamo che ho avuto comunque un colloquio dove mi si chiedeva quali erano le mie aspirazioni, che cosa io volessi fare. Ho spiegato che comunque mi piacerebbe poter iniziare ad esercitare, comunque quantomeno a collaborare per la mia professione, per il mio percorso di studi. E che diciamo inizialmente mi accontentavo anche di un mero rimborso spese, comunque di coprire le spese dello studio, coprire le spese dell'iscrizione e poi se poi rimanevano contenti della mia attività professionale all'interno del loro studio, sicuramente poi avrei chiesto un salario. Ecco, ero quindi diciamo disponibile ad un periodo di prova. Per testare le mie capacità, perché un conto ovviamente, come spiegavo, sono le capacità che ho avuto e i voti massimi che ho avuto all'università, negli studi accademici universitari, un altro conto è l'esercizio della professione. Sono due cose completamente diverse. Ho spiegato che io non ho mai difeso personalmente un cliente, ho solamente assistito il mio dominus nella pratica con i clienti, assistendo l'udienza, scrivendo atti difensivi, pareri, però diciamo c'era sempre l'ausilio, il supporto e la firma del Dominus, quindi personalmente, indipendentemente, io un cliente non l'ho mai difeso. Quindi ho spiegato che sono assolutamente consapevole che un conto avere bei voti all'università, passare con ottimi, col massimo dei voti, un conto però è l'esercizio della professione. Quindi non sapevo effettivamente se la cosa potesse piacermi, ma più che piacermi se potesse essere poi in grado di effettuare questo tipo di difesa, poi in base anche alla materia, perché il diritto è vastissimo, abbiamo tantissime branche del diritto. È vero che oggi un giovane avvocato dovrebbe accontentarsi di fare un po' tutte le cause che gli capitano per poter sopravvivere, però è anche vero che ritengo che una specializzazione in un determinato settore del diritto, se si vuole essere veramente efficaci, sia necessaria. Bene, abbiamo avuto questo bel colloquio. Comunque, l'avvocato che mi ha diciamo fatto l'interview, l'intervista, è stato gentile, era abbastanza giovane, era comunque un fine anni 70, quindi ecco, avrà avuto poco più di 30 anni. Giovane, però comunque con un bello studio, un'attività avviata, poi c'era una collaborazione interna con altri avvocati e dicendomi che forse avrebbe ampliato lo studio affittando il piano superiore e qualora appunto avesse realizzato questa sua proposta, allora magari sarei stato chiamato, però diciamo sono passate ormai 2 settimane e non ho più ricevuto risposta. Neanche una risposta negativa, proprio non ho più ricevuto risposta. Va bene, ok. Poi cos'è successo? Ho ricevuto un'altra risposta da un altro avvocato, però purtroppo era un avvocato stabilito. Mea culpa che quando ho inviato le mail non avevo letto e sono talmente tante le mail che invio al giorno che non sto a leggere nel dettaglio il profilo. Il curriculum di tutti gli avvocati, però ecco un errore che mi si può passare. Questo era un avvocato stabilito. Cos'è l'avvocato stabilito? È quell'avvocato che si diciamo prende l'abilitazione all'interno di un altro stato dell'Unione Europea, in questo caso prevalentemente in Spagna o Romania, perché come forse sapete o non sapete, ma sicuramente l'avrete sentito se siete almeno all'interno del settore. In questi paesi c'è comunque un esame per l'abilitazione molto più semplice, diciamo meno complesso, meno burocratico rispetto a quello che dobbiamo passare noi italiani. Una cosa fanno? Una volta che hanno raggiunto l'abilitazione, poi con la direttiva sullo stabilimento dei liberi professionisti, con particolare riferimento a quella riguardante gli avvocati, vengono, si stabiliscono dopo un periodo
dopo un paio di anni che collaborano nella difesa assieme a un avvocato interno, non sono più avvocati stabiliti e di diritto possono comunque ottenere il titolo di avvocato italiano. Quindi questi avvocati stabiliti magari cercano avvocati che hanno raggiunto l'abilitazione all'interno dell'Italia per, tra virgolette, sfruttarli per le udienze, per le difese, ma assolutamente non era quello che io stavo cercando. Io stavo cercando uno studio interno per una collaborazione interna, per poter iniziare il mio esercizio. Infine ho ricevuto un altro, diciamo, proposta, un altro colloquio presso una società che si occupa di diritto marittimo, o meglio di diritto della navigazione, una società che anche qui non faccio il nome, comunque si compone di una serie di avvocati, ma non solo avvocati, anche consulenti, comunque consulenti legali, che comunque si occupano di contrattualistica marittima, assistenza e consulenza legale agli armatori delle navi che comunque entrano nel porto di Ravenna. Come sappiamo, il porto di Ravenna non vuole dire una cavolata, ma dovrebbe essere, se non è cambiato qualcosa negli ultimi anni, il secondo porto per grandezza in Italia. Quindi sicuramente, seppur accaduto molto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, diciamo, ha subito gli effetti della crisi anch'esso negli ultimi anni, comunque continua ad essere un punto, un centro di riferimento per le navi, per il traffico commerciale marittimo italiano ed internazionale. E al telefono questo avvocato di una certa età, anziano, comunque sopra i 60 anni, parlandomi anche in modo abbastanza scorbutico, mi ha detto che sarebbe interessato ad un colloquio il prima possibile e mi ha detto: sicuramente non te ne intendi il diritto della navigazione. Gli ho detto: no, non me ne intendo il diritto della navigazione, anche perché la mia pratica si è basata esclusivamente sul diritto civile penale classico, anzi prevalentemente penale che civile, però ho fatto anche qualcosa di civile. Il diritto della navigazione non l'ho mai affrontato se non per un esame di diritto dei trasporti con il professor Zunarelli presso l'università. E diciamo che quindi ho avuto questo. L'altra cosa che mi ha detto è se conoscevo bene l'inglese. Allora, conoscevo bene l'inglese, gli ho detto: è da dicembre che sto cercando di improve my English, di migliorare il mio inglese. Non solo l'inglese, anche altre lingue come lo spagnolo e il francese, ho detto ovviamente non lo parlo come madrelingua, comunque sono a livello B2 quasi C1, cioè sono in un punto di transizione, sto leggendo libri in inglese, sto ascoltando podcast, audio, leggendo articoli, leggendo le riviste del Time e dell'Economist ogni settimana. L'inglese lo capisco abbastanza, a parlare ovviamente faccio un po' più fatica se si va oltre il semplice inglese colloquiale, però diciamo meno male, penso di essere sopra la media italiana, dei giovani italiani, ecco, non sono un top dei top, comunque faccio ancora molti errori nella pronuncia, ancora molti errori grammaticali, però sia nella comprensione che nel parlato, almeno per dire cose, parlare di cose semplici, richieste della vita quotidiana, della routine quotidiana, posso esprimermi abbastanza bene. Benissimo, mi ha dato il colloquio per il giorno dopo perché lo voleva fare il prima possibile. Sono arrivato quindi presso la sede di questa società e diciamo che mi hanno accolto due signore comunque oltre i 50 anni. Dicendomi che l'avvocato non era in tribunale, quindi ci avrebbe raggiunto un'ora dopo, e la prima cosa che mi fanno è far leggere un contratto tipo del diritto marittimo in inglese, farmi leggere comunque le prime righe e fare la traduzione. E cosa è successo? È successo che questo contratto di diritto marittimo era sicuramente era certamente pieno di termini specifici del diritto marittimo, quindi dovevo più volte chiedere il significato di questi termini e ovviamente non sono riuscito a fare una prestazione top. Dopodiché mi hanno fatto un colloquio orale interamente in inglese con una serie di domande a raffica.
e ho cercato di rispondere come potevo. Poi è ovvio che quando una persona inizia a sbagliare, inizia ad andare nel pallone, è messo sotto pressione perché non ero neanche preparato, diciamo, ad un colloquio così, non ero neppure stato avvisato che ci sarebbe stato un colloquio di questo tipo, sono anche poi andato un po' nel pallone. Infine mi hanno fatto un test scritto di quattro facciate di domande in inglese alle quali dovevo rispondere, non a tutte, ma alle principali. Avevo circa 40 minuti, 50 minuti, un'ora di tempo. Quindi, passati quei 40-50 minuti per la compilazione del test in inglese scritto, con una serie di risposte di domande personali, tipo cosa si aspetta dalla nostra azienda, quali sono i suoi difetti, che salario, che tipo di salario si aspetta, che cosa pensa di fare col salario, se vincesse la lotteria come utilizzerebbe il denaro guadagnato, insomma, tutta una serie di domande riguardanti la vita privata, ma non solo, ecco, anche la vita professionale e comunque le mie aspirazioni, i miei hobby, va bene. Comunque, molte domande non erano assolutamente semplici. E poi ho avuto, poi è arrivato finalmente questo avvocato, questo anziano avvocato che in modo un po', diciamo, molto seriamente mi ha iniziato a tempestare di domande in modo anche abbastanza scortese. Poi dopo 5 minuti ha detto: ho un impegno, continuo il colloquio con i miei collaboratori. Abbiamo continuato il colloquio, l'ultima parte del colloquio, finalmente un colloquio in italiano, e mi hanno detto: guardi, le facciamo sapere. Al che io gli ho risposto: mi dica subito se tanto lo sa, se secondo voi ho qualche possibilità di avere successo, comunque affinché venga presa in esame la mia candidatura. Non fatemi aspettare giorni, tanto lo sapete già. E allora la signora, in modo abbastanza serio, mi dice: guardi, le dico la verità, il suo inglese fa proprio schifo, è proprio così. E al che io ho detto: va bene, farà schifo, però comunque sia, il livello che voi volete, il vostro inglese che volete, voi volete un inglese di un madrelingua, che poi sappia parlare un inglese molto tecnico. E io ve l'avevo già avvisato che un inglese di questo tipo sicuramente, cioè non l'avevo. E comunque ho detto: cercherò di migliorare il mio inglese, al che lei mi ha risposto in maniera abbastanza strafottente: guardi, lei non è che deve migliorare il proprio inglese, lo deve proprio imparare. Cioè, dopo questa ci l'ho salutati gentilmente, grazie, arrivederci, e il colloquio si è chiuso qui. Quindi, ecco, questa è stata la mia esperienza di colloquio. Poi, per concludere e per non dilungarmi troppo col video, sono andato presso anche l'Ordine degli Avvocati di Ravenna. Voglio segnalare come nel Tribunale di Ravenna, dopo comunque la segnalazione presso Striscia la Notizia, è stato finalmente messo tutta una serie di controlli all'entrata del Tribunale. Quindi questa è stata in realtà la sorpresa maggiore. Ma al di là di questo, mi sono recato presso l'Ordine degli Avvocati di Ravenna, ovviamente all'interno del Tribunale di Ravenna. E ho chiesto alla signora che si occupa delle iscrizioni, del pagamento delle quote, delle tasse, appunto a questa signora, e ancora una volta questa signora mi ha trattato in maniera veramente fredda, menefreghista. A parte che è andata a rispondere al telefono cellulare per 10 minuti mentre io gli stavo chiedendo le cose, è ritornata dopo 10 minuti senza neanche cagarmi, passatemi il termine, e ho dovuto ancora una volta chiederle informazioni sul costo dell'iscrizione, quindi quale sarebbe il costo iniziale. Ebbene, mi ha detto 220 euro il costo iniziale per l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, e il costo non cambia anche se comunque mi iscriva a dicembre, quindi a fine anno dovrei comunque pagare l'intero anno, l'intera quota per l'intero anno, più 125 euro o 128, comunque giù di lì, per le tasse governative, e più ulteriori 250 euro per iscrizione alla cassa forense. Quindi questo sarebbe il costo iniziale, quindi all'incirca 600 euro, poi ovviamente tutti gli ulteriori costi mensili della cassa, eccetera, eccetera. Quindi che un avvocato deve avere. Al che mi sembrava legittimo chiedergli: ma
e ho chiesto effettivamente, ma per i giovani professionisti come me, che comunque non hanno clienti, hanno difficoltà a iscriversi e pagare tutte queste questo costo di iscrizione, l'ordine comunque per me fa delle agevolazioni per appunto per i giovani come me, al che mi ha risposto: guardi, qui non siamo al mercato, non facciamo gli sconti. E poi se n'è tornata al suo lavoro. E allora io voglio spendere altre due parole sull'ordine degli avvocati. Già in un mio video di 1 o 2 anni fa avevo già espresso alcune mie opinioni. L'ordine degli avvocati, almeno quello dove sono stato io, secondo me è assolutamente inutile. L'unica funzione dell'ordine degli avvocati è quello di comunque garantirsi un'entrata, la loro unica preoccupazione è quella di riscuotere le entrate dai poveri avvocati, di servizi non ne dà nemmeno uno, non mi ha dato servizi né durante la pratica, non ci sono state scuole per la preparazione all'esame d'avvocato durante la pratica, nessun tipo di servizio, e ho anche chiesto se magari tenevano un albo, comunque un registro dove c'erano le domande e le offerte di lavoro tra avvocati, ricerca di collaborazionisti, mi ha detto assolutamente no, non abbiamo alcun tipo di registro di questo tipo. E poi mi è stato detto: guardi, mi è stato consigliato, è meglio che lei cambi lavoro, dei 900 iscritti, dei nostri avvocati di 900 iscritti, quanti pensi che ne guadagnino di questi 900 iscritti? Sono veramente un numero molto esiguo. Gli altri cercano solamente di sopravvivere, cioè di pareggiare le spese. Va bene, quindi sicuramente non sono stato aiutato, l'ordine degli avvocati, non, almeno di Ravenna, non ha fatto nulla, non offre alcun tipo di servizio, dico io, la quota di iscrizione, non solo la quota di iscrizione, tutti gli altri costi derivati sono comunque, lo chiamo io, un pizzo legalizzato, perché veramente per poter lavorare devo pagare un pizzo legalizzato all'ordine, non dà alcun tipo di servizio. Non dà alcun tipo di assistenza, quindi io penso veramente che l'ordine degli avvocati, così come è oggi, andrebbe assolutamente abolito. E poi non mi voglio più esprimere perché veramente è una situazione, quella in cui si è andata a creare oggi in Italia, veramente vergognosa, almeno dal punto di vista del mondo legale. Io, ragazzi, ho fatto un breve briefing della mia situazione. Spero nei prossimi video di poter portare notizie nuove. Comunque, cercherò di tenervi aggiornati. E veramente, se apprezzate comunque il mio sforzo di metterci la mia faccia, di espormi in YouTube o comunque di espormi davanti al mondo intero, io veramente vi invito, uno, a iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e poi di lasciare un mi piace. Ovviamente sono apprezzati qualsiasi tipo di commenti, anche negativi, anche se la pensate diversamente da me. Sono convinto, e lo ripeto, l'ho già ripetuto in passato, che è necessaria la libertà di espressione, quindi anche se non condividete, comunque potete lasciare un commento e io cercherò nel limite del possibile di rispondervi. E per il resto io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata. Ciao!